Marisa Laurito sale sul palco del Teatro Signorelli a Cortona per lo spettacolo Così parlò Bella Vista, tratto dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo. Diciamo che il mio ruolo è un ruolo piccolo in confronto all'entità potente di questo spettacolo. Io naturalmente l'ho fatto intanto perché sono appassionata di Geppi, nel senso che è stato bravissimo a inventare questo palazzo che ora vedete qui. Questo è il Palazzo dello Spagnolo a Napoli, uno dei capolavori che abbiamo a Napoli. Naturalmente in questo teatro piccolo la scenografia non è montata tutta, ma normalmente è molto alto, e ha avuto l'idea di, appunto, di far accadere tutto nel cortile di questo palazzo. È stata un'idea molto forte perché naturalmente tutto si svolge con una grande naturalezza. È un testo che dovunque andiamo abbiamo le persone che magari, il pubblico che precede le nostre battute, perché lo conoscono a memoria, sanno a memoria questo, insomma, questo testo, e quindi io sono molto contenta ovviamente di averlo fatto per questi due motivi. Uno è Geppi, che è stato bravissimo. L'altro, e il più importante probabilmente, è la mia amicizia con Luciano De Crescenzo, che è stata un'amicizia che è durata quasi 50 anni. Mi manca moltissimo e questo è un modo per essergli vicino. Quindi non solo, ma anche per accompagnarlo e per ricordarlo. Lo spettacolo era previsto per il 31 di gennaio, ma è stato anticipato al 25, e la popolare attrice ricorda tutte le difficoltà di questo periodo proprio per il mondo del teatro e dello spettacolo. Io dirigo un teatro a Napoli, il Trianon Viviani di Napoli, un teatro antico come questo, bellissimo, che è diventato, grazie al mio progetto, il teatro della canzone napoletana. Io le devo dire la verità, perché noi abbiamo una grandissima musicalità che va dal 400, dai canti sacri, attraversa il 700 con il grande Roberto De Simone, e arriva alle nostre melodie bellissime che ci hanno resi famosi nel mondo, per terminare e non finire mai, perché attraversa Peppino di Capri, Pino Daniele e poi giovani oggi che cantano, che sono straordinari. Quindi abbiamo un grandissimo repertorio. Il primo anno di pandemia io ho lavorato a porte chiuse e ho fatto lavorare tutti perché quella era la necessità. Adesso le dico la verità, quest'anno è più duro, è più, molto più duro, perché soprattutto da metà dicembre in poi la gente va di meno a teatro, non va a teatro perché ha paura, non so, qui spero di no, ma insomma nelle grandi città o insomma in alcuni posti è così. E quindi io ho continuato a lavorare moltissimo. Beh, noi abbiamo lavorato sempre, però col teatro ho dovuto gestire, insomma, diciamo, questo momento così terribile, anche con un minimo di pausa, per regalare anche agli artisti la possibilità poi di poter lavorare con un teatro pieno, perché lavorare con poche persone non è una cosa divertente. Io vorrei dire questo a tutti voi, guardandovi negli occhi, che il teatro è uno dei luoghi più sicuri che abbiamo. Dobbiamo avere il Green Pass, quello fortissimo. Ci misurano la febbre, portiamo le mascherine quando siamo in platea. Quindi io trovo ridicolo, scusatemi, che la gente magari non venga a teatro ma vada a fare shopping nei centri commerciali, dove effettivamente c'è molta meno sicurezza, dove si spendono anche più soldi, e soprattutto non si è cautelati a sufficienza, oppure il sabato e la domenica si lanciano nelle strade. Quindi venite a teatro, che passerete sicuramente dei momenti sereni e divertenti, e vi faranno sicuramente bene sia alla mente che al cuore.